Ciao a tutte, oggi vi voglio far vedere come creare un portacandele, quindi come utilizzare dei barattoli di vetro. Allora, nell'occorrente un fil di ferro, io questo qui è di circa 45 cm, e un barattolo di vetro, diciamo che come diametro è 6,5 cm. Allora, inizio nell'inserire all'interno del mio fil di ferro delle perline, se non ce l'avete non è indispensabile. Ok, la quantità ovviamente è a vostro piacimento. Con l'aiuto di alcune pinze, poi vedremo appunto anche il taglierino, iniziamo a fare una spirale. Ok, prendiamo il nostro barattolo di vetro, pieghiamo il nostro fil di ferro e iniziamo allora. Questo lo appoggiamo su un'estremità, facciamo un bel giro, ok? Cerchiamo di incastrare il fil di ferro all'interno della spirale che abbiamo creato, quindi della linguettina che si è creata. Ok, questo qui sarà il nostro fermo. Ok, poi ovviamente andremo a sistemare anche qui. Creerò la mia maniglia, attenzione a non far uscire le perline, e ricreo anche qui il mio spirale che andrò a incastrare col fil di ferro. Voilà. Ok, dividerò poi le mie perline. Ok, sistemiamo bene questa spirale, ovviamente in modo tale che non balli il tutto. Ok, cercate di centrare e voilà, abbiamo creato un manico per poter appunto poterlo appendere anche d'estate, è un'idea molto carina. L'ultimo passaggio è quella di decorare esternamente il nostro barattolo di vetro. Mi aiuto con colla, sperando che esca questa volta, anzi non mi frega, la apro già direttamente così. Ok, e poi io in questo caso utilizzo dei brillantini dorati. Prendo il mio pennello e vado a stendere. Ok, potete farla anche di vari colori, carina come idea. Voilà. Inseriamo la nostra candelina all'interno, la nostra prova del 9. Ce la posso fare? Ce l'ho fatta, mi sono anche bruciata. Grande Laura. Ed ecco qua. Spero vi sia piaciuta. Un bacione, alla prossima, grazie!